Ciao a tutti, benvenuti al nostro terzo appuntamento nel canale di Incontri Letterari. Io sono Martina e faccio parte del comitato artistico dell'Arezzo Crowd Festival. Stasera ho il piacere di avere qui con me l'autrice Lucrezia Lombardo. Ciao Lucrezia, benvenuta. Buonasera, ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a te. Allora, Lucrezia, ve la presento un attimo, anche se in realtà è una nostra vecchia amica del Crowd, perché ha già partecipato l'anno scorso agli incontri letterari e abbiamo presentato la sua raccolta di racconti e di poesie a gennaio, prima di chiuderci tutti quanti purtroppo in casa per via della pandemia. Comunque, per chi non la conoscesse, Lucrezia è laureata in scienze filosofiche, è curatrice e autrice di testi di arte contemporanea, giornalista, docente e non per ultimo autrice. Stasera ci presenterà la sua raccolta di racconti. Scusate, ma devo andare. È edita da Aperto Seguro Edizioni nel 2019, l'abbiamo presentata a gennaio, in realtà. Quindi io niente, inizierei a parlare di questa tua raccolta di racconti, che in realtà sono 12 racconti, quasi tutti quanti di donne. Quindi io partirei intanto analizzando questo titolo. Scusate, ma devo andare. Abbastanza emblematico. Quindi ecco, ti chiedo cosa significa, cosa rappresenta questo Sì, titolo. è un titolo indicativo, appunto, come hai anticipato tu. Scusate, ma devo andare, rappresenta la condizione di liberazione che le donne protagoniste dei miei racconti, tutte, diciamo così, affette da sofferenze legate per lo più al contesto sociale, a un certo punto, ecco, queste donne, travagliate. Queste donne costrette a fare i conti con le diseguaglianze, con le ingiustizie, molte inflitte dall'esterno, altre che si autoinfliggono, a un certo punto appunto raggiungono un livello di consapevolezza e di libertà che permette loro di dire arrivederci appunto a quelle condizioni di dolore, di diseguaglianza, di maltrattamento che le facevano sentire e le costringevano a un ruolo di sudditanza, di subordinazione, di sofferenza. Quindi il titolo rappresenta un congedo che le protagoniste dei racconti danno a quelle situazioni dispari, appunto diseguali, che le rendevano in qualche modo non se stesse. Quindi è un titolo emblematico perché vuole rappresentare finalmente il raggiungimento dell'autonomia, un tema a me molto caro e, secondo il mio parere, un tema di cui è necessario oggi più che mai dibattere, perché l'autonomia femminile in realtà nella società in cui viviamo ha ancora molta strada da fare. Sì, infatti, questo che hai detto adesso si riallaccia un po' a quello che volevo dire dopo, perché in realtà c'è una tematica abbastanza centrale tra tutte quelle che tu indaghi nei racconti, ed è quella del corpo. Il corpo che viene strumentalizzato, spesso sessualizzato, ma che soprattutto non ha autonomia, perché gli viene spesso imposto un posto e imposto, va bene, ma soprattutto anche un codice di abbigliamento e un codice di comportamento. Penso che tutte quante ci siamo fatte la domanda: ma io come mi vesto, come mi pongo, quello che faccio è una scelta mia o è dettata da un contesto nel quale io sono inserita? E quindi appunto ti chiedo, la tematica del corpo, ecco, in generale, come l'hai affrontata? Senti, la tematica del corpo è una tematica a me cara perché è stata anche oggetto dei miei studi universitari, quando mi sono occupata proprio di una tesi dedicata al rapporto tra corpo femminile, immagini del corpo e biocapitalismo. Quindi il corpo, come hai detto, è uno dei temi centrali di questa raccolta di racconti. Perché? Perché il femminile, ahimè, è stato a lungo associato e ridotto a una dimensione meramente corporea. La donna coincide col proprio corpo, tant'è vero che uno dei valori etici proprio per il femminile è la bellezza, una bellezza che non ha niente a che fare col kalos kai agathos greco, cioè sii bello dentro e fuori, con l'anima, ma ha a che fare proprio con l'apparenza, con la forma, appunto. Io ritengo, come anche molte altre autrici prima di me, ne cito una, Simone de Beauvoir,
che è stata l'iniziatrice comunque del pensiero al femminile, potremmo dire, ritengo che questa riduzione della donna al corpo sia qualcosa di mutilante, qualcosa di aberrante, qualcosa di limitante, qualcosa nei confronti del quale le donne insieme dovrebbero lottare, perché la donna non è esclusivamente il suo corpo, non è l'immagine che indossa, non è un contenitore riproduttivo, non è un oggetto sessuale, non è uno strumento di piacere e basta. La donna è un soggetto pensante, è un'anima viva, è generatrice di vita, è generatrice di idee. Quindi il ruolo del corpo ripercorro, questa volta non con strumenti filosofici ma narrativi. Infatti, come hai detto tu, molte delle protagoniste hanno a che fare col corpo che viene strumentalizzato, oppure col corpo, come nella storia di una giovane costretta a affittare il proprio utero, che diventa merce, quindi diventa, diciamo così, un'incubatrice biologica dove impiantare ovulo e sperma proveniente da una coppia ricca italiana che non riesce a avere figli. Quindi va ripensato il femminile, e ripensare il femminile significa che le donne stesse in primis devono apprendere ad avere una concezione di se stesse migliore rispetto a quella che viene veicolata dalla società in cui viviamo, che è appunto la società dell'immagine, quindi che ha tutto l'interesse a ridurre il femminile a corpo, a immagine, a apparenza sensibile. Ho sorriso quando hai detto Simone de Beauvoir, anche perché oggi quando ci siamo sentite con Lucrezia abbiamo citato proprio Simone de Beauvoir non volendolo. E nel secondo sesto lei, la donna, la definisce proprio l'altro rispetto all'uomo, cioè c'è l'uomo che è un qualcosa di univoco, di unito, e c'è la donna altro, non si è ben capito altro in che modo. Quindi io andrei alla domanda calda, che in realtà con Lucrezia ci siamo chieste se farla o meno, e ci è sembrato giusto perché è veramente inerente a questo argomento di cui stiamo parlando. Ecco, le donne nei tuoi racconti sono spesso l'altro, dove l'altro significa un passo sotto all'uomo in ambito lavorativo, in ambito familiare, in ambito sociale, in generale. Secondo te, perché c'è questa subordinazione della donna nella nostra società, ma direi a questo punto in qualsiasi società ci venga in mente, rispetto all'uomo che rimane sempre sopra? Questa anche è una domanda molto complessa e articolata. L'idea che la donna coincida con l'altro è una derivazione del paradigma di potere che ci domina tutti, un paradigma di potere che si fonda sulle gerarchie, e le gerarchie necessitano sempre, come diceva appunto Simone de Beauvoir, che ci sia l'altro. L'alterità in questo caso è costituita dal femminile nei secoli proprio. Perché? Per varie ragioni. Se vogliamo fare un'analisi storico, sociale, antropologica, non finiremmo, insomma, di parlare stasera. Però, in sintesi, qual è il problema della subordinazione femminile? Allora, io vorrei fare un'affermazione provocatoria che può creare anche fastidi. L'affermazione che faccio è questa: se le donne sono associate continuamente all'altro, al principio da subordinare, in parte è responsabilità delle donne stesse. Perché? Perché dobbiamo smettere di aspettarci l'emancipazione dagli altri. L'emancipazione e la libertà è un prodotto che ognuno riesce a raggiungere attraverso un percorso di ricerca e di scomodamento individuale. Quindi le donne hanno accettato per secoli un ruolo remissivo, l'hanno accettato per mancanza di strumenti, spesso, l'hanno accettato per paura, l'hanno accettato per violenza, l'hanno accettato in casi però anche per comodità. Quindi è la donna stessa che deve intraprendere, dal mio punto di vista, le donne, un percorso evolutivo di tipo proprio concettuale, mentale, intellettuale, che le porti a non accettare più questo ruolo di subordinazione. Poi le ragioni della subordinazione sono anche altre. Hai parlato dell'ambito lavorativo, per esempio. Ecco, il lavoro, il sistema economico in cui noi oggi ci troviamo calati, un sistema neoliberista, un sistema capitalistico, ormai è già post-capitalistico, però il capitalismo, ecco, facciamola proprio breve, il capitalismo si fonda sempre sullo sfruttamento, ci vogliono delle categorie da sfruttare. Quali sono? Oggi sono i migranti, un tempo erano i poveri, ancora oggi sono i poveri, le donne da sempre.
Perché? Perché sono soggetti più fragili. Le donne hanno una fragilità in più rispetto all'uomo, certo. Qual è? Quella fisica, della forza fisica, ma non certo quella intellettuale e mentale. Non certo quella psicologica. La capacità di resistenza di una donna è sempre, è spesso, anzi, superiore a quella di un uomo. Però, dal punto di vista fisico, siamo più deboli. Ecco, questi elementi hanno senz'altro generato anche la sudditanza, l'hanno legittimata. E la donna, quindi, nell'arco della storia, è stata sempre associata al principio da subordinare. Poi c'è un'altra ragione ancora, è una ragione in qualche modo teologica. Se guardiamo le religioni, soprattutto il cristianesimo che si rifà a San Paolo, la donna è associata appunto al corpo, il corpo è associato al piacere, il piacere è associato al sesso senza procreazione, che è associato al peccato. Quindi la donna coincide con la tentazione, con l'universo corporeo. Ecco appunto un'altra ragione della subordinazione, presente anche in altre teologie, in altre religioni, l'Islam per esempio, che è vero, giustifica pratiche come la poligamia per esempio. Oppure ancora altra ragione di questa sudditanza è il fatto che la donna di fatto genera la vita, perché siamo noi che nella nostra pancia accogliamo l'altro, il figlio. Il figlio è un totalmente altro che è già in noi, però, pensa che paradosso. L'altro che è in noi. La donna genera il potere creatore della vita, certo ci vuole anche l'uomo, però poi quella che porta a termine la gravidanza, che per 9 mesi condivide a tu per tu l'esistenza con un altro che è in lei, è la donna. Ecco, io penso che il potere abbia voluto anche arginare, dominare, controllare questa forza creatrice che di per sé sarebbe esplosiva, inarginabile. Quindi io penso che queste siano le ragioni della sudditanza. Ripeto, però la donna ha responsabilità perché deve smettere di accettare le condizioni di maltrattamento, deve imparare a superare le proprie paure. Sì, che è un po' uno dei principi in realtà dell'ondata del femminismo che stiamo vivendo, la quarta, cioè l'autodeterminazione. Non rimarcare il privilegio che c'è nell'uomo, pretendendo un'affermazione dall'alto, diciamola così, della mia dignità intellettuale, della mia dignità come persona, ma pretenderla per una sorta di esistenzialismo, diciamola così, bruttissima questa cosa che ho fatto, però per una sorta di esistenzialismo, comunque, per dirla come Simone de Beauvoir. Io prima non ve l'ho detto, comunque, per chi ci sta seguendo potete fare domande, anzi vi invito a farle caldamente nella sezione Ask a Question, qui sotto, oppure se ci seguite da Facebook nei commenti. Lucrezia è veramente bravissima, ha una conoscenza immensa, quindi saprà rispondere. Saprà rispondere benissimo. Sul tema, io intanto vado avanti. Sì, dicevo, sul tema dell'autodeterminazione hai fatto bene a sottolineare quello che hai detto ora, è importante. Quindi, in attesa delle domande del pubblico, vado avanti con le mie, che poi è un argomento caldo, è un argomento dove sono molto curiosa, io spero anche chi ci sta seguendo. Quindi abbiamo analizzato un po' il ruolo della donna, sia nella società che in realtà nei tuoi racconti. L'uomo, in questo, che ruolo ha nei tuoi racconti, in primis, e poi nella società in generale rispetto alla donna? Allora, penso che non si possa parlare di una trasformazione, di una rivoluzione del ruolo femminile se non si prende in considerazione anche il ruolo maschile. Io non penso che questi due principi debbano essere posti in contrasto, debbano essere antitetici. Sono piuttosto sostenitrice della cooperazione tra il maschile e il femminile e non penso nemmeno che l'emancipazione femminile significhi identificazione della donna con l'uomo. La donna, al contrario, deve tirar fuori la sua unicità, singolarità e farla fruttare, come l'uomo deve fare con la propria. Inoltre, come direbbe la psicanalisi e Jung in particolare, c'è un maschile e un femminile dentro ognuno di noi. Quindi l'equilibrio si trova quando riusciamo a ripristinare l'armonia tra questi due principi generatori che sono in realtà già presenti in ognuno di noi, al di là poi della distinzione sessuale che la natura ci ha dato. Il ruolo quindi dell'uomo nella nostra società è anch'esso un ruolo in crisi, così come lo è il ruolo della donna. Il ruolo dell'uomo è profondamente in crisi perché la società, chiamiamola così, è un termine usato e riusato, però un'espressione abusata, ma perché la società patriarcale in qualche modo è entrata in crisi, almeno apparentemente. Questo chiaramente ha portato l'uomo a perdere dei privilegi che per secolo aveva,
per secoli aveva, e ha richiesto anche agli individui di sesso maschile una ridefinizione del sé. L'uomo ha dovuto imparare a convivere con la donna che lavora, con la donna che non è più madre di famiglia e economa domestica. L'uomo ha dovuto imparare in ambiti lavorativi a competere con donne che spesso sono più in gamba degli uomini. Questo ha mandato in tilt tutto un sistema, una struttura che era quella della famiglia tradizionale che ha dominato per secoli. Davanti a questo cambiamento sociale, economico, culturale, l'uomo come ha reagito? C'è stato chi ha reagito positivamente, ma i casi di cronaca nera in aumento che parlano di femminicidi denotano invece che c'è una popolazione maschile che non accetta di fatto l'autonomia femminile, cioè il fatto che la donna sia un soggetto capace di libertà, di decisionalità e capace quindi di scegliere. Scegliere significa anche in una relazione, per esempio, se la relazione non funziona, scelgo di cambiare strada. Questo non è accettato dal sesso maschile perché evidentemente in un paese poi come il nostro, come l'Italia, che ha abolito il delitto d'onore tardissimo, insomma, per varie ragioni storiche, qui ci sarebbe da parlare del ruolo della Chiesa, di Pasolini, eccetera, ma insomma lasciamo perdere. In un paese come il nostro, dicevo, è ampia la popolazione maschile che concepisce ancora la donna come una proprietà quindi la quale deve sottostare a certi canoni di comportamento e quindi deve essere tra virgolette docile, ma l'uomo però dall'altro lato invece può fare i cavoli suoi quanto gli pare, è questo il contrasto. Io però non la penso nemmeno che la libertà femminile debba essere anch'io donna, divento come l'uomo appunto e metto in pratica tutto quello che l'uomo ha fatto, no, al contrario, noi donne dobbiamo individuare la nostra specificità. Allora il ruolo dell'uomo è un ruolo profondamente in crisi. Nei miei racconti ho cercato di mettere in evidenza questa crisi. In parte le figure maschili presenti nei racconti sono però anche figure che vivono un profondo disagio nell'accettazione appunto della libertà femminile, non l'accettano, non gli va proprio giù. Quindi ho voluto evidenziare questo aspetto in maniera anche drammatica, perché ritengo che sia proprio il problema cardine che caratterizza oggi il rapporto tra i sessi, le questioni di genere. Nel nostro paese, ripeto, più che in altri probabilmente. Però, ecco, sono convinta e lo ribadisco che un cambiamento culturale deve riguardare a 360 gradi gli individui, al di là del sesso, e un cammino d'evoluzione. Lo si richiede tanto alle donne quanto agli uomini, in vista di una cooperazione, collaborazione, che si basi sul rispetto della dignità specifica di ognuno dei due. È questo il punto. Sì, mi è venuto in mente quel caso di cronaca di qualche giorno fa della moglie che aveva deciso di separarsi dal marito e lui l'aveva uccisa in realtà perché, poverino, lei lo aveva lasciato. Allora lui ha ucciso anche i figli. Cioè, veramente, c'è anche un problema lì. Sì, ora io il caso nello specifico non me lo ricordo. Però comunque c'è anche si fa sempre coincidere la vittima con il carnefice, in realtà il carnefice con la vittima, che questa donna così libera, così anticonformista si è voluta allontanare e ha scatenato in realtà questa reazione che se la vogliamo vedere da questo punto di vista è meramente punitiva, così come certo, come vediamo nella cultura dello stupro, appunto con casi di violenza, ma sia di violenza che di violenza sessuale in realtà. E, un'altra cosa in realtà che abbiamo analizzato anche nel nostro ultimo incontro, la figura del padre, che secondo me è molto interessante all'interno di questi racconti. Sì. Allora, mi aggancio un attimo alla prima cosa che dicevi, la cultura dello stupro e questo caso di cronaca. Il mito di Medea raccontato nel teatro tragico prevedeva che fosse lei la moglie a uccidere i figli. Ora si è invertita la cosa, è il padre qui che uccide i figli, chiamandoli addirittura i tuoi figli, rivolto alla consorte per punirla. Tu parlavi prima della cultura dello stupro, la cultura dello stupro che viene messa in atto anche in molte guerre etniche. Si pratica proprio lo stupro di massa per
come dire, per distruggere completamente la dignità delle donne. Ecco, queste pratiche terribili hanno a che fare sempre con la visione oggettificata e di riduzione della donna a apparato sessuale. Per quanto riguarda invece la figura del padre, mi chiedevi il ruolo della figura del padre nei racconti. In generale, nei racconti ho problematicizzato questo ruolo del padre, cioè ho voluto evidenziare l'importanza del padre. Oggi si sente tanto parlare, soprattutto da parte di psicologi anche celebri, della crisi del padre, cioè si ritiene che il mondo liquido nel quale viviamo, la società liquida, senza stabilità affettiva, eccetera, eccetera, sia dovuta alla crisi del padre. Effettivamente questo è vero, perché sono molti i casi in cui sentiamo parlare di realtà familiari nelle quali i padri sono assenti, nelle quali i padri se ne vanno, abbandonano la moglie coi figli, che poi se la deve sbrigare da sé. Il padre è però a 360 gradi una figura che è entrata in crisi nella misura in cui, come dicevamo prima, il ruolo della donna è cambiato radicalmente, quindi la donna è diventata un elemento competitivo anche dal punto di vista economico, culturale, produttivo. Questo avrebbe richiesto quindi che anche la figura del padre venisse interiorizzata dagli uomini e definita diversamente, cioè il padre nella società di oggi non può più essere colui che si appoggia totalmente alla moglie, alla figura femminile, il padre deve essere colui che al pari della madre coopera nella gestione domestica, accudisce, si prende cura dei figli, perché così come lavora lui, lavora anche lei. Quindi ci vorrebbe appunto una rivoluzione anche dal punto di vista della figura del padre e di conseguenza della madre e di conseguenza dei ruoli familiari che non sono più quelli di un tempo, ma vanno adattati alla società nella quale ci troviamo a vivere. Nello specifico, nei racconti che ho scritto, ve n'è uno in particolar modo che si intitola Il cruccio di Don Antò, dedicato alla figura del padre, al rapporto tra la figlia e il padre. Lei scopre un segreto relativo al padre, un segreto grosso perché è una storia che parla poi di mafia. Scopre questa figlia che il padre in realtà è un boss e che l'amore enorme che aveva provato per questo genitore, non, diciamo così, si abbina con la scoperta che lei fa di quest'uomo che è in realtà un uomo di potere, un uomo violento. E di conseguenza è descritta nel racconto tutto il cammino anche sofferto che la figlia fa per emanciparsi dal ruolo di questo padre che lei amava forse innatamente, ma che al tempo stesso però era anche un padre padrone, era un padre che le aveva tolto la libertà, era un padre che avrebbe accettato la figlia solo alle condizioni che la figlia seguisse la volontà del padre. Quindi la figura del padre è una figura complessa, una figura articolata. Credo che a questa figura anche la letteratura e in generale gli studi sociologici, psicologici abbiano dedicato poca attenzione. Si è parlato spesso delle madri, perché la famiglia è associata alla madre, i figli sono associati alla madre, ma invece il ruolo del padre è fondamentale, perché dal padre deriva poi l'autonomia, deriva la capacità di approcciarsi al mondo. E di conseguenza, e concludo, nei racconti che ho scritto, e nello specifico nel racconto ora citato, quello che volevo suscitare nel lettore era proprio una riflessione su quello che oggi deve essere il ruolo del padre, un ruolo non più tradizionale, ma un ruolo che inevitabilmente, spinge, invita anche gli uomini a sviluppare maggiormente una capacità di cura verso le loro mogli, compagne, verso i figli. Sì, che ovviamente deve passare tutto tramite l'educazione, un'educazione differente, al passo con i tempi, nella quale si insegna la parità fin da bambini e sì, sicuramente può essere nelle mani del padre anche e soprattutto perché, come sempre, quando te lo dice un uomo con un altro uomo, tende ad ascoltarlo di più rispetto a se te lo dico io, ha un altro valore. Come cosa? L'ultima domanda che ti farei in realtà è cosa accomuna tutte queste donne? Quali sono delle caratteristiche comuni, ecco, tra tutte? Sono tutte donne che partono da una condizione non felice.
sono tutte donne che fanno i conti con la vita concreta, che è una vita non idilliaca spesso, ma fatta anche di fallimenti, di sofferenze, di dolore. Quindi sono tutte donne che hanno conosciuto e che conoscono la sofferenza, la fatica, ma sono tutte donne al tempo stesso spinte dalla voglia di riuscire a superare quella condizione di sofferenza. Sono donne che non si arrendono, di conseguenza sono donne che non accettano che la vita debba essere un sacrificio definitivo e totale. Sono donne, al contrario, che guardano in faccia il dolore e lo fronteggiano con la speranza di un domani diverso. Quindi quello che ho cercato di evidenziare e che accomuna forse le protagoniste dei racconti è assolutamente la fiducia in un futuro migliore, benché questo futuro migliore passi dal sacrificio e dalla fatica contemporanea, ed è anche la ricerca di sé. Sono tutte donne che cercano autenticamente se stesse e cercano il loro io al di là del contesto esterno, al di là degli altri, delle privazioni, al di là delle ingiustizie, discriminazioni lavorative, sociali, economiche e via dicendo. Sono tutte donne affamate di verità, vogliose di diventare ciò che sono, di valorizzare i loro talenti, e sono donne anche che vogliono dare un messaggio a noi altre, un messaggio in favore proprio della fiducia in noi stesse. Dobbiamo imparare ad avere fiducia in noi stesse, perché le risorse per rialzarci e non vivere il fallimento, che pure c'è nella vita, come definitivo, le abbiamo tutte. Questo è. Ok, io vedo una domanda molto lunga che leggo perché non sono sicura che da Facebook vedano la chat di Crowdcast. Alessandra ti chiede: hai parlato di un percorso che le donne devono affrontare per liberarsi dalla sudditanza e per affermare la propria libertà. Spesso questo non accade per mancanza di strumenti, quali la possibilità di istruirsi. Purtroppo vedo che questo atteggiamento di sudditanza viene accettato da donne che questa possibilità l'hanno avuta. Non vedo come si possa pensare a una nuova rivoluzione del ruolo della donna se le donne per prime non sono unite fra loro. Cos'è che secondo te manca per raggiungere questa unità? Questa è una domanda veramente, secondo me, Beh, brava Alessandra, perché è importante. un punto importante. Io la penso come Dostoevskij: c'è un grave problema nell'uomo, l'invidia. Le donne sono in competizione tra di loro, sono invidiose spesso perché? Un po' perché è la natura umana. Infatti, René Girard dice che è il desiderio mimetico che muove le società, quindi l'invidia, la gelosia. Un po' perché siamo in un contesto nel quale ancora di fatto facciamo tanta fatica per riuscire a tirare fuori qualcosa di nostro. Questa fatica enorme non ci spinge a voler condividere con altre donne i risultati, ma al contrario a tenerceli per noi, stretti stretti, li custodiamo recintandoli e vediamo nelle altre donne non una risorsa, ma qualcuno di cui dubitare, di cui stare attente, perché magari ci rubano la posizione, perché magari, ma questo perché siamo abituate troppo a doverci difendere, perché la società appunto discriminante in cui viviamo implica che una donna che raggiunge un risultato di un certo livello in qualsiasi ambito, pensiamo alle università, ancora oggi nelle università il baronato, lo dico, è per lo più di stampo maschile, c'è baronato e c'è baronato maschile. Una donna deve fare una fatica enorme, ma in politica, ma in letteratura, in qualunque ambito. Raggiungi quel risultato lì, hai faticato 10 volte più di un uomo, te lo tieni il posto, te lo custodisci, non hai tanto voglia di dividerlo, primo. Secondo, appunto, il meccanismo della rivalità, è questo il problema, della gelosia proprio. Che le donne, di cui le donne purtroppo sono vittime, sono manipolate in questo senso, cioè sono manipolate da tanti elementi che le spingono appunto a non fare unione. Perché? Perché il sistema potere, chiamiamolo così, ha capito che incrementando la rivalità mimetica tra le donne, anziché la cooperazione e la solidarietà, che poi sarebbe in realtà la nostra natura, perché noi appunto partoriamo, quindi siamo fatte anche per accudire, per prenderci cura, ecco, in questo modo il potere ci rende divise e quindi non forti. Quindi appunto, come diceva Alessandra, la rivoluzione sarà molto difficile da attuare se prima non ci liberiamo di questi strumenti sociali che dividono. Anche Non so perché se come?
Non so se ho risposto alla domanda. Ah, Ale ha risposto alla domanda. Io penso di sì, in maniera anche molto puntuale. E io volevo aggiungere che questo viene comunque, secondo me, rimarcato dal fatto che quando ti viene dato anche a te un minimo di privilegio, sempre... sì, bene, abbiamo risposto. E quindi è come se tu entrassi nel club privato fatto solo da uomini. È ovvio che tu difendi con le unghie e con i denti, diventando anche magari cattiva verso altre donne, quando il meccanismo dovrebbe essere l'inverso, perché così tu rimarchi quel famoso privilegio che rimarca il fatto che in cima alla catena alimentare ci sia l'uomo e tu sei semplicemente stata invitata a partecipare. Esatto. Così da uditrice, ovviamente. Hai detto rimarchi il famoso privilegio. Qui vediamo il fallimento di quel femminismo che pensava che l'emancipazione femminile fosse raggiungere il livello dell'uomo, diventare come l'uomo, appropriarsi di quei privilegi che avevamo da sempre desiderato ma mai posseduto. Ecco, questa non è emancipazione. Questo è reiterare gli errori che altri hanno fatto su di noi facendoli noi sugli altri. Quindi... Io ho esaurito le mie domande, incredibile. Se non ci sono altre domande, Lucrezia, vuoi aggiungere qualcosa? Aggiungo che il libro appunto è edito da Porto Seguro, lo trovate in tutte le librerie. È la storia di... Che non l'ho fatto vedere, è questo. che spero insomma, di aver scritto qualcosa che possa... fare in qualche modo riflettere. Per me è sempre un piacere partecipare a occasioni come questa che aiutano anche me a riflettere, a progredire, a crescere. Se ci sono anche altre domande, ben volentieri. Adesso aspettiamo un attimo, intanto vi consiglio caldamente di leggerlo, acquistarlo. Scusate ma devo andare, di Lucrezia Lombardo. In realtà io mi sono rivista praticamente in ogni storia e ho potuto fare dei ragionamenti pressoché su ogni storia, perché dà degli spunti veramente interessanti di riflessione, e smontiamo questo fatto che se una donna scrive per le donne di roba da donne. No. Per venire poi rilegata in quelle belle sezioni, penne in rosa, letteratura femminile, no, è roba per tutti, può dare spunti per una chiunque. Esatto, condivido, il libro è per tutti. Certo. Non è un libro di genere, benché parli dal punto di vista femminile, quindi. E poi è un libro che racconta in parte anche storie vere, storie ambientate in più epoche contemporanee, l'epoca lontana dei nostri nonni quando emigravano in America, è ambientata nella nostra società, nel mondo dello spettacolo, ma anche in società esotiche, in India per esempio, nell'est Europa, dove appunto purtroppo il problema dell'utero in affitto, della prostituzione è estesissimo e via dicendo, quindi si fa veramente uno spaccato di molte epoche che in realtà hanno tutte quante tratti in comune, purtroppo. Ok, io non vedo altre domande, quindi ci possiamo salutare un po' malincuore, perché è stata veramente una bella chiacchierata. Ringrazio tanto Lucrezia di essere stata con noi ancora una volta, ma è stato bellissimo ascoltarti. Grazie a te Martina, grazie al crowd, grazie a voi per l'invito e anche al pubblico. Grazie. Quindi io direi alla prossima per te, la tua prossima pubblicazione che presenteremo veramente con grande gioia. E per i nostri spettatori alla prossima puntata degli Incontri Letterari. Io vi auguro buona serata, ci vediamo. Ciao ciao, grazie a tutti.